Lyudmila Radchenko, moglie dell'inviato delle Iene, Matteo Viviani, ha attaccato Selvaggia Lucarelli, dopo le accuse della giornalista contro la Iena, per il suicidio di un 64enne, avvenuto in seguito alla trattazione del caso del ragazzo 24enne di Forlì innamoratosi di una finta ventenne, dietro la cui identità si celava il recente suicida di Folimpopoli. Roberto Zaccaria ha deciso di mettere fine alla sua vita, dopo essere finito nella bufera mediatica per aver finto di essere una donna in chat per un anno, un comportamento indiziato come la causa del suicidio del 24enne. Un caso trattato dal programma satirico di Italia 1, che dopo il suicidio del 64enne è stato travolto dalle polemiche, a cui ha fatto tra l'altro seguito un'indagine con apertura di un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio. Il servizio mandato in onda dalle Iene ha innescato accese discussioni contro la trasmissione e Matteo Viviani, oltre all'inchiesta della Procura di Forlì, che ha avviato le indagini per violenza privata ed istigazione al suicidio, si sono sollevati diversi gridi di protesta contro la trasmissione Mediaset. Scambio di battute infuocato tra Lyudmila Radchenko e Selvaggia Lucarelli. Tra le critiche più severe non è passata inosservata quella firmata da Selvaggia Lucarelli, che da firma del Domani ha scritto un articolo alquanto severo, mettendo sotto accusa la trattazione del caso da parte dell'inviato delle Iene. All'invettiva della giornalista ha fatto eco la risposta della moglie di Viviani, che ha preso la parola su Instagram a suon di hashtag Mordaci TV spazzatura, giornalismo inutile, cattiveria, veleno, con cui ha deciso di rispondere a tono alla giurata di Ballando con le Stelle. Cara Selvaggia, non vedevi l'ora di rovesciare una secchiata di M. su mio marito, vero? Ecco, è arrivata la tua occasione, il tuo momento, finalmente qualcuno parla di te. Tanto è questo il tuo pane, tu vivi di questo, altrimenti il tuo personaggio squallido non avrebbe nessun senso. Ma veramente, chi sei, tu? Bua, così ha scaldato i motori l'ex letterina di Passaparola. Il tono è diventato poi più acceso contro la Lucarelli. Lyudmila ha attaccato la giornalista senza pietà, Matteo Viviani è uno che si batte per la giustizia, alza il cu asterisco o e va a fare le indagini, si impegna a salvare le persone, vite in difficoltà, vi ricordate tutti Alice, Marika, Camilla, Nathan, fa beneficenza, spende il suo tempo personale per dargli il supporto. Lui è l'uomo più corretto e affidabile di questa terra. Poi nessuno loda il bene, e tanti tremano dalla voglia di puntare il dito quando qualcosa va storto. Blue Wall, ci sei andata in fondo oltre a stare a casa affondata nelle tue cattiveria e veleno, digitando i tasti? Tu, che sei la regina della TV spazzatura, cosa hai fatto veramente di buono per questo mondo oltre a sparare la M? Perché se non lo facessi saresti inutile oltre che disoccupata. Leggi anche, Selvaggia Lucarelli, la denuncia shock alle Iene dopo il suicidio di un 64enne, non è la prima volta che accade, sono senza pietà, non si è fatta attendere la replica di Selvaggia Lucarelli, che sempre sui social ha dato la sua risposta alla moglie di Matteo Viviani, ciao Lyudmila, ma se sono vere, NDR, tutte queste cose brutte, magari lo deciderà un giudice, Perché mi inviti alle tue mostre dicendomi che avresti piacere al di là degli scontri con tuo marito? Ma alle parole della giornalista hanno fatto eco quelle dell'ex letterina, che è tornata alla carica contro Selvaggia Lucarelli per puntualizzare, infatti ora ti cancello dal mio elenco. Il veleno non sta bene nel mio mondo a colori. Leggi anche, Albano furioso per il caro bollette, ho pagato 340.000 euro. Chi dice che tanto ho i soldi è un cretino.